Ciao ragazzi, oggi vorrei farvi vedere come ho fatto questi girasoli. Questo qua l'ho fatto con 16 moduli. Questo qua con 14 moduli. E questo con 12 moduli. Come vedete la differenza, più moduli mettiamo, più la forma è piatta. Ok, cominciamo. Usiamo un foglio quadrato e dividiamo in quattro parti uguali. Ok, ora portiamo tutti gli angoli verso il centro. Ora giriamo e pieghiamo a metà, di nuovo da una parte e dall'altra. Ok, rigiriamo di nuovo. Ora abbiamo bisogno di fare questa forma qua. Eccolo qua. Ok, ora abbiamo questa base quadrata. E portiamo queste due parti verso il centro. Io mi aiuto con questa carta. Ok. Riapriamo e facciamo la base gru. Mezza base gru. Ok. Ora portiamo queste due parti superiori verso il centro. E riapriamo e io tiro su questa parte qua, poi con le dita io tengo ferma la parte destra e la parte sinistra la schiaccio in questo modo per ottenere questa forma qua, questa piega qua. Ok, facciamo così anche dall'altra parte. Apro, tengo ferma qui e schiaccio la parte superiore in questo modo. Ok, questo qua, se volete avere dei petali larghi così, ci fermiamo qui. Ma se volete avere i petali più sottili, allora dobbiamo ancora piegare le parti superiori. Allora pieghiamo ancora a metà verso il centro. Ok. Così, in questo modo. E ora pieghiamo questa parte qua all'indietro. Io lo giro per semplificare. In questo modo, ok, rigiro e uso il mio dito per piegare il petalo per avere questa forma qua. Abbiamo finito con il primo modulo. Ok, ora per mettere i vari pezzi prendiamo
due dei moduli, mettiamo le alette, la parte dell'aletta qua, e la infiliamo alla parte destra dell'altro modulo in questo modo, e poi chiudiamo con la parte sinistra e richiudiamo con la parte destra e di nuovo sinistra. Così abbiamo sinistra, destra, sinistra, destra e di nuovo sinistra. Ok, giriamo e questa parte qua lo nascondiamo dentro la tasca e così andiamo avanti. Fatto. Grazie.